Ciao, sono Maura, ho 30 anni, compiuti da pochissimo e da tanto tempo volevo cominciare ad occuparmi della mia pelle perché pur non avendo grossi ed evidenti problemi come potrebbe essere l'acne, brufoli, imperfezioni, comunque ovviamente da qualche anno comincio a vedere i segni del tempo e soprattutto a sentire la consistenza della mia pelle che non mi soddisfa, non mi piaceva, perché comunque è una pelle che, anche se no, non avendo imperfezioni, è ruvida al tatto e comincia appunto a essere abbastanza segnata. In più io soffro di forti rossori sulle guance appena mi accaldo, appena faccio sport o appena mi emoziono e quindi ho deciso di rivolgermi a Tatiana proprio per capire innanzitutto che tipo di pelle avevo e cosa stavo sbagliando, come potevo migliorarla. È stata una bellissima esperienza, è stato un piacere conoscerla, sia per come si approccia ai clienti e quindi al suo modo meraviglioso di fare e di ascoltare, di saper ascoltare, di saper capire, ma soprattutto per la sua enorme professionalità che mi è piaciuta da subito. E ho scoperto delle cose che ovviamente non avevo idea potessero esistere e soprattutto potessero interessare la mia pelle. Mi ha spiegato che soffro di rosacea ed è il motivo per cui ho questi rossori nel viso e che soprattutto questo tipo di pelle necessita di una maggiore cura rispetto alle pelli che hanno determinate imperfezioni, perché è una pelle estremamente delicata, quando io ho sempre pensato di avere una pelle mista o comunque una pelle che non aveva bisogno di grandi cure. E mi ha diciamo fatto capire che i prodotti che stavo utilizzando, come ad esempio i prodotti spumosi per detergere il viso, le creme e determinate creme che utilizzo non andavano assolutamente bene per la mia pelle, nonostante io nel tempo ho cercato di essere sempre attenta a quello che contenevano i prodotti, ma appunto senza sapere esattamente di cosa ha bisogno la tua pelle, non puoi prendertene cura nel modo corretto. E quindi diciamo che appunto mi ha indicato la mia beauty routine, quindi quello che dovrei fare e devo fare ogni giorno, mattina e sera, per detergere il viso in modo corretto e prendermi cura di appunto i miei rossori, le eventuali macchie che si formano ultimamente con il sole, insomma, prendermi cura della mia pelle. Sono felicissima di iniziare questo nuovo percorso e non vedo l'ora, insomma, di arrivare al controllo e vedere i risultati. Grazie, Tatiana.